Vediamo, proviamo questo video. Vediamo se si collega qualcuno. Aspettiamo un attimo. Oh, qualcuno si sta collegando. Non riuscivo a capire se funzionava la cosa. Ciao. Ciao Donatella. Vediamo chi altro si collega, aspettiamo un po'. Perché penso che c'era ancora l'altra diretta. Credo di Edel. Intanto chi si collega se può salutare così comprendo se c'è qualcuno collegato. Ah, Patrizia, grazie. Segno di vita. Ciao Patrizia. Buon pomeriggio. Aspettiamo un pochino che si collegano altre persone. Ciao, grazie. Ciao Luciana. Uè là, Annarella. Ti ho visto, eh. Oi Gaetano, ciao. Ah, ci sei anche tu, meno male, va. Non sapevo se la cosa stava andando. Mi sono collegato e non vedevo nulla. Ciao Francesca. Ah, dalla Sardegna, grande. Ciao Donatella. Ciao Adriana. Vediamo, aspettiamo qualche minuto che si collega un po' più di persone e poi semmai parliamo un pochino. Prima parliamo un pochino e ho intenzione comunque. Ok, sì, inizio infatti. Ho intenzione alla fine dell'ora, poco prima, di fare comunque un passaggio con l'energia cristica. Quindi volevo dire a tutti quanti voi che siete collegati, se vi va, potete mettere davanti al video acqua. O dei cristalli anche, se utilizzate i cristalli, perché poi verranno comunque caricati. Quindi a chi va di voi tranquillamente può fare questo, può metterlo davanti al video. Sì, inizio. Allora, iniziamo prima a parlare un po' di me. Lo abbiamo già fatto questa mattina con Gaetano, anzi, di nuovo ti ringrazio per questa possibilità che mi stai donando, che mi state donando attraverso questo canale. Per me è sempre una grande gioia poter condividere la mia essenza, perché poi ecco, quello che ognuno di noi fa, man mano che si avvicina a se stesso, che torna ad abbracciare se stesso, è proprio il fatto di poter condividere sempre più la sua essenza, ciò che noi siamo venuti qua a manifestare su questo piano, no? Sappiamo che ognuno di noi, quando vedo tanti ciao, ma non vi saluto, sarebbe troppo. È meglio che chiacchiere un pochino. Sappiamo che ognuno di noi, la nostra anima, è venuta qua quando si è incarnata e ha scelto un certo tipo di percorso. Quindi ecco, quello che prima di tutto dovremmo cercare assolutamente di fare è proprio di andare nella direzione che la nostra anima ha scelto in questa incarnazione e manifestare quello che ha scelto la nostra anima. Sappiamo che questa è proprio la nostra grande possibilità per ognuno di noi, perché pian piano che noi ci avviciniamo a quella nostra presenza, torna dentro di noi la gioia nel cuore. Vedo qui già alcuni che conosco, che già mi conoscono, quindi grazie anche a voi di essere qui.
Sono in realtà un po' emozionato, anche se sono molto abituato a fare dirette e a fare seminari, ma in realtà sono emozionato. Quindi mi prendete così oggi. Allora, intanto vi racconto un po' di me. Mi chiamo Roberto, sono di Roma. Come ho detto, ho già cercato di descrivere molto velocemente questa mattina. La via che condivido è la via dell'energia cristica. Perché 5 anni fa, oramai sono 5 perché siamo a maggio e è successo a giugno, 5 anni fa c'è stato questo mio risveglio. Questo è avvenuto attraverso lo Spirito Santo, che insomma si è manifestato a me con la sua presenza, mi ha iniziato a parlare, a dire delle cose. Grazie Alessandra. E soprattutto a, come dire, a fare delle cose su di me, sul mio cuore. E diciamo che da lì in poi, attraverso il mio cuore, ho la possibilità di condividere in modo molto presente l'energia cristica, quindi proprio la frequenza del logos, dell'energia cristica. Allora, cercherò di spiegare molto velocemente quando parlo dell'energia cristica di che cosa parlo. Allora, nel mio caso, nella via che percorro, ecco, ho dato questo nome, la via dell'energia cristica, cristica da Cristo, perché il Cristo è il maestro a me più vicino e lo è per tante ragioni. Non a caso anche il mio risveglio è avvenuto proprio tornando in una terra a me molto cara, che è la Palestina. L'ho raccontato, lavoravo in un'azienda, una multinazionale di software, viaggiavo in tutto il mondo e la mia azienda, diciamo, il padre attraverso la mia azienda mi ha spinto a tornare in quel luogo e proprio lì in quel luogo poi c'è stato questo mio toccare, quell'energia che mi apparteneva e poi dopo circa un mese, poco meno di un mese, dopo la terza volta che ero stato lì in Palestina, c'è stata questa manifestazione. Ok? Allora, quindi ecco, l'energia cristica, in questo caso è stata chiamata così da Cristo, perché Cristo stesso è stato chiamato Cristo proprio perché vuol dire imbevuto. Ma di che cosa è imbevuto? Il Cristo era completamente imbevuto, era la manifestazione stessa dell'energia della creazione, quindi del Padre, di Dio. Ok? Quindi ecco, l'energia cristica l'energia della creazione. Quando spiego che cos'è nell'effettivo l'energia cristica, da dove nasce, lo descrivo sempre in questo modo. Penso che sappiamo quasi tutti quanti noi che esistono tanti universi, tanti soli, ma esiste un unico sole centrale, il Logos, da dove tutto è scaturito. Ecco, l'energia cristica nasce dal cuore del Logos. Quindi il Logos genera l'energia cristica. Sappiamo che un sole ha tanti raggi e i tanti raggi del Logos sono proprio tutte le creazioni, le manifestazioni che conosciamo e soprattutto le tante che non conosciamo e non vediamo, o almeno parte di esse. Sappiamo bene che più noi riusciamo ad andare dentro di noi, quindi ad espandere ciò che noi siamo, la nostra coscienza, quello che avviene è che poi questa coscienza ci dà la possibilità di toccare e di percepire sempre più cose intorno a noi, fino poi un giorno a tornare a quell'unità, no? Quindi ecco, l'energia cristica è l'energia della creazione. Quello che viene fatto attraverso questa via è proprio un percorso di risveglio, perché la via dell'energia cristica è la via del risveglio della coscienza cristica nel nostro cuore. Sappiamo che benissimo che il Cristo stesso, no? Il messaggio che è venuto a portare quando si è incarnato era proprio esattamente questo, quello di risvegliare il Cristo nel proprio cuore. So che molti attendono la sua venuta
In realtà la sua venuta prima di tutto siamo noi e ciò che noi ci doniamo di manifestare dentro di noi, perché è questa la chiave di tutto quanto, è esattamente questa. Il Cristo stesso, no, che cosa diceva? Voi farete cose più grandi di me, proprio perché voleva spingerci e farci comprendere quanto vi è nelle nostre possibilità, quanto vi è nelle nostre corde di poter manifestare proprio quel tipo di coscienza dentro di noi. Ecco, quello proprio che siamo chiamati a fare, di andare sempre più nella nostra direzione, è proprio attraverso il prendere questa nostra direzione, unirci sempre più a noi e quindi a riunire e a risentire la presenza del Padre dentro di noi. Perché questo, arrivare a risvegliare la nostra coscienza è esattamente questo, tornare a sentire completamente la presenza del Padre, di Dio, dentro al nostro cuore. So bene che il percorso può non essere semplice. Ma non è semplice perché proprio per arrivare a quel toccare, quell'unità, noi abbiamo, come dire, tante barriere intorno a noi, quindi dobbiamo prima di tutto, non dico far crollare perché non mi piace, ma attraversare queste barriere, perché questa è la chiave, poter attraversare quelle barriere. E lo sentiremo, lo capiremo, perché man mano che noi attraversiamo quelle barriere ci sarà sempre di più, no? Dentro al nostro cuore quel... In romano si dice anche friccicorio, quella sensazione di sorriso nel cuore, perché accade esattamente così, accade esattamente così. E prima di continuare, non so se qualcuno ha qualche domanda, volentieri rispondo e poi continuo un altro pochino a raccontare. Anche che cosa avviene attraverso, quali sono i passaggi in realtà che avvengono attraverso questo tipo di percorso. Sono qua, se avete delle domande, sono qua. Non vedo nessuno scrivere, ma a questo punto continuo. Non so se è per la lentezza della diretta. Comunque mi vedete, vero? Sì, cioè, non è che sto parlando da solo. Mi chiedo anche questo a volte. Ok, intanto continuo a questo punto. Allora, come vi ho detto, l'energia cristica nasce proprio dal cuore del Logos, ok? Quindi che cosa fa sull'essere, sulla persona? Va innanzitutto a risvegliare il nostro cuore. Sì, certo, continua a parlare, non vi preoccupate. Non avevo capito perché non vedevo nulla di scritto. Ok, rispondo solo a questa cosa. Se avevo già iniziato un percorso spirituale, siamo dei magneti, ecco. Rispondiamo a queste due cose. Per quanto riguarda me, se avevo iniziato un percorso spirituale, allora questo è sempre molto... Definire un percorso spirituale credo che sia sempre molto complicato e difficile, perché quello che dobbiamo comprendere è che la vita è il nostro percorso spirituale. Certo, poi possiamo iniziare a fare un percorso proprio più definito, più, come dire, più direzionato verso una particolare direzione. Ma in realtà è la vita stessa. È la vita stessa il nostro percorso. Perché non ci dimentichiamo mai che la vita, l'universo, il Padre, Dio, ognuno di noi può dare il nome che preferisce. Ci pone davanti a noi, no?
delle situazioni, delle tematiche. E quando ce le pone di fronte, semplicemente quello che siamo chiamati a fare è andare incontro a quella tematica, a quella situazione, e far sì che noi possiamo attraversarla e poi andare oltre tutto quanto questo. E continuo a dire sempre una frase oramai che la sto ripetendo da mesi e che mi conosce gli avrò fatto una testa tanta rispetto a questo. Non ci dimentichiamo mai che dietro ogni nostra paura, dietro ogni nostro blocco, ogni nostro trauma, lì dietro si nasconde Dio. Perché si nasconde Dio? Perché voi vedrete che più vi donerete ad attraversare proprio quelle situazioni che la vita ci pone di fronte, più le farete vostre e più inizierete a sentire sempre di più dentro di voi la vostra presenza e quindi la presenza di Dio dentro di voi. Quindi questa è la grande possibilità che tutti quanti noi abbiamo. So benissimo che non è semplice e lo so per, come dire, per vita vissuta, perché anche per quanto mi riguarda, anche per quanto mi riguarda, ho passato momenti molto importanti nella mia vita. Ma so perfettamente, e questo non smetterò mai di ripeterlo, proprio perché quando incontro persone che stanno vivendo momenti di difficoltà, so benissimo quanto può essere dura, quanto può essere duro quel momento, ma so anche benissimo che proprio attraverso quel momento noi possiamo ricevere, se ci doniamo in quel momento a quello che sta avvenendo, possiamo ricevere una grande spinta per andare ben oltre quello che conoscevamo di noi fino a quel momento. E per quanto mi riguarda, so bene che se non avessi vissuto dei momenti di quel tipo, non sarei il Roberto che sono in questo momento. Quindi ecco, questo è più, come dire, un cercare di stimolare tutti quanti, voi e soprattutto anche me, perché anche nel mio caso, ci sono ancora dei momenti in cui mi trovo in difficoltà, in cose che ancora non ho toccato completamente e quindi anch'io sto lì a, no, a cercare di comprendere, di attraversare per far sì che poi, perché sappiamo che finché poi noi non facciamo nostro un particolare tema, che cosa avviene? Che l'universo ci continua poi a riproporre la cosa. Quindi anche se noi facciamo finta di nulla, dopo un po' riviene nella nostra vita questa cosa, no? Lo sappiamo, l'abbiamo visto, penso che l'abbiamo toccato tutti quanti noi, no? L'abbiamo toccato tutti quanti noi. Quindi, ecco, allora, tornando a me e a quando ho iniziato il mio percorso, allora, ufficialmente l'ho iniziato tantissimi anni fa e ho iniziato proprio con il Reiki tantissimi anni fa. In realtà, per quanto riguarda la mia anima, è un percorso che va avanti da, diciamo, non definiamolo. Per quanto riguarda questa vita terrena, fin da bambino sono stato un bambino sempre un po', come dire, particolare, perché fin da bambino sentivo dentro di me questa vocina che mi diceva che ciò che vedevo, che toccavo, che era intorno a me, era una minima parte di quello che c'era, no? E quindi ho sempre cercato delle risposte, tanto che non stavo molto con quelli della mia età, ma ero portato a stare molto di più con le persone più grandi. Perché? Perché avevo, almeno lì in quel caso, ricevevo delle risposte, anche se poi in realtà non erano le risposte che ricercava il mio essere, però almeno le persone più grandi mi davano, in qualche modo cercavano di darmi delle risposte, ecco questo. E
Un'altra cosa che mi accadeva fin da bambino è che ogni qualvolta chiudevo gli occhi, ecco, mi vedevo, come dico sempre, prendetela sempre così, tra virgolette, però era quello che vivevo. Mi vedevo sempre al posto come immagine del Cristo. Però ecco, fino a pochi anni fa, ve l'ho detto 5 anni fa, l'ho sempre legato al fatto, insomma, del tipo di cultura che avevo ricevuto, no? Quindi un po' questo. Per quanto riguarda i magneti, siamo dei magneti, assolutamente sì, perché ognuno di noi sappiamo che tutto quello che è intorno a noi è energia, quindi ognuno di noi rappresenta, manifesta una frequenza di questa energia. Quindi attraverso questa frequenza noi manifestiamo intorno a noi. E quello che avviene poi nella vita di tutti i giorni è che ogni qualvolta noi andiamo in situazioni o condividiamo del tempo con delle persone, semplicemente la nostra frequenza va in contatto con la frequenza del luogo, della persona, e queste due frequenze cercano un punto di incontro perché vanno in osmosi le due frequenze, no? E a un certo punto iniziano a vibrare insieme, ok? Quindi è anche per questo, no? Lo dico sempre, lo faccio sempre l'esempio. Perché accade che ogni tanto ci capita di incontrare una persona oppure andiamo in un luogo in cui ci sentiamo completamente spossati, no? Ci viene quasi da svenire. Perché andiamo ad incontrare una frequenza che è molto più bassa della nostra. Facciamo conto che noi facciamo così, l'altra fa così. E quindi quello che accade è che a un certo punto noi, che non abbiamo ancora la forza di mantenere costante questa nostra frequenza, veniamo portati giù dall'altra. E iniziamo a vibrare molto più lentamente. E questa vibrazione molto più lenta ci fa sentire questa sensazione quasi a volte di svenimento. Ecco, in realtà quello che avviene quando si va e si fa un percorso davvero dentro di noi e verso di noi è che la nostra frequenza aumenta sempre di più, vibra sempre più velocemente, sempre più velocemente. Difatti, quello che avviene poi in realtà in un risveglio, quando il risveglio è totale, è proprio il fatto che la nostra frequenza inizia a vibrare come quella della luce, quindi il nostro corpo di luce si manifesta completamente e proprio grazie a questa frequenza così veloce, l'essere, quell'essere è in grado di essere in contatto con tutto quello che lo circonda, nell'unità, nell'uno. Ok? Questo è, questo avviene. Anche questa è una cosa che dico spesso nei seminari. Se voi fate caso i nostri santi come vengono rappresentati con l'aureola dorata intorno, oppure santi di altre regioni, oppure maestri di vie spirituali, quell'alone dorato intorno al corpo. Quello che cosa rappresenta? Rappresenta proprio il loro corpo di luce che si è manifestato completamente, che vibra alla velocità della luce. Quello rappresenta. Ok? Allora, vedo un sacco di domande, ma mentre parlo è un po' difficile poi rispondere. Come si fa a mantenere la nostra frequenza alta e costante? La nostra frequenza alta e costante è molto semplice, con la costanza nello stare in noi. L'ho detto prima, non ricordo il nome, mi sono un po' smemorato. Chi mi conosce sa che sono molto smemorato. E lo ha detto Adel, credo si chiamasse, la persona che ha fatto prima. Quella diretta che ha detto delle cose molto importanti, mi ho ascoltato soltanto alla fine, ma ha detto delle cose molto importanti, proprio sul dare forza, dare costanza a noi. Se noi vogliamo mantenere quella frequenza e quella presenza di noi costante, ci dobbiamo applicare come in ogni altra cosa. Non c'è un altro modo, non c'è un altro modo. Voi potete fare, tutti quanti noi possiamo fare tutti i seminari che vogliamo, tutti gli incontri che vogliamo, tutte le belle cose che vogliamo. Ma la realtà delle cose è che se poi giornalmente non diamo forza, costanza
Edel, yes, grazie, Edel, grazie. E se non diamo forza e costanza ogni giorno, non pratichiamo ogni giorno per conoscere e per sentire, per imparare a stare nella nostra presenza di noi, questo non potrà avvenire. Se non c'è costanza, non vi è costanza nella frequenza e nella presenza. Avviene così. Ma come in ogni altra cosa della nostra vita? Nella nostra vita, se vogliamo diventare, come dire, in gamba, bravi a fare un qualcosa, a manifestare un qualcosa, cosa dobbiamo fare? Credo che tutti quanti noi lo sappiamo, no? Tutti quanti noi lo sappiamo che dobbiamo costantemente stare lì e fare, 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 no? Esattamente questo. Non cambia nulla. Facciamo troppa separazione tra la materia e lo spirito. In realtà è tutto uno. Ok, è tutto uno. Non vi è separazione. Quindi la risposta è pratica. Pratica, pratica, dare forza ogni giorno, stare lì con noi, imparare ad ascoltarci e a sentirci. Perché più facciamo questo, e più sempre più saremo in grado di riportare noi nella nostra vita, in ogni istante della nostra vita, piano piano, piano piano, un passo alla volta. Perché di certo non può bastarmi il seminario che vado a fare o la diretta che ascolto. Il seminario, ecco, può durare un giorno, 2 giorni, una diretta un'ora, ma tutto il resto della settimana, del mese, dell'anno, dove sono? Cosa faccio? Chi sono? Con chi sono? Sono con me o sono fuori di me? E questo quando può avvenire? Può avvenire soltanto se noi diamo forza e costanza, no? Ogni giorno. E voi vedrete che pian piano che facciamo questo, a un certo punto ci ritroveremo a sentire quella nostra presenza, quella gioia, quella gratitudine dentro di noi anche quando stiamo facendo altro. Non più semplicemente la meditazione, ma diviene anche altre cose, diviene meditazione. Anche altre cose divengono meditazione. Il camminare. Camminate e sentite quella gioia nel cuore. Il cucinare. Tanto altro, piano piano, sempre più. Ma questo può avvenire, ecco, soltanto dando forza. Non ce lo dimentichiamo. Non c'è un altro modo, sarebbe bello. Sarebbe molto bello, no? Sperare che andiamo a fare un qualcosa è che facciamo il nostro bel seminario e poi quel seminario ci risolve la vita. Non sarà mai così. Non sarà mai così. Può darci. Questa è un'altra cosa che dico spesso alle persone che incontro. Ed è la cosa che dico spesso: se noi andiamo a vedere di grandi maestri, ce ne sono stati tanti, no? Che si sono manifestati su questo piano e sono stati maestri veramente di una forza e di un'importanza non paragonabile a quello che vediamo oggi. Eppure, se voi andate a vedere quante persone che erano intorno a quei maestri, poi in realtà si sono risvegliate davvero. Sono state poche, eh. Sono state poche. E perché questo? Perché soltanto quelle poche avevano scelto profondamente di dare forza a quello che veniva condiviso da quel maestro in quel momento. Soltanto quelle poche. Sta a noi scegliere
di far parte di quelle poche o di far parte delle altre. E questa è una scelta che soltanto noi possiamo fare. Non c'è qualcun altro che può farla al posto nostro. Non c'è qualcun altro che può farla al nostro posto. Noi possiamo, certo, possiamo scegliere di... Possiamo scegliere una via, una persona di riferimento in quel momento che ci accompagna, che può essere più o meno in grado di darci una spinta, no? Più o meno forte in quel momento. Ma se non ci siamo noi e non diamo seguito alla spinta che abbiamo ricevuto in quel momento, quella spinta a un certo punto si esaurisce e noi ci ritroveremo di nuovo fermi. Il mio esempio preferito rispetto a questa cosa, faccio sempre l'esempio di una bella Ferrari rossa. Ci possono mettere in mano pure una Ferrari con il pieno, ok? Che è meravigliosa. Possiamo correre come dei pazzi. Ma se poi noi non saremo lì pronti a metterci del nuovo carburante dentro, quella Ferrari sarà ferma. Sarà molto bella, ma sarà ferma. Non ci faremo più niente. Credo che questo sia chiaro a tutti quanti noi. Ok? Quindi, davvero, cerchiamo di comprendere che tutto dipende da noi, anche quando scegliamo una via. Dobbiamo sentire profondamente che quella via che sto percorrendo in quel momento mi appartiene completamente. Perché? Se c'è una scelta profonda e completa della via che sto percorrendo, allora quella via mi potrà davvero donare delle cose. Mi potrà davvero donare di toccare sempre più parti di me. Se non c'è questa scelta completa e profonda, questo non potrà avvenire. Ma perché? È molto semplice, perché se noi scegliamo e crediamo profondamente in qualcosa che sto percorrendo, quell'atto di fede, facciamo quell'atto di fede, quello che facciamo è che mettiamo a disposizione tutto il nostro essere, quindi focalizziamo tutta la nostra energia, la focalizziamo in quella direzione. Se invece non c'è questa scelta, non potrà avvenire. Perché? Perché continuerò a spostare sempre l'attenzione. Quindi se io sposto la mia attenzione, la mia energia si sposterà, perché sappiamo che l'energia va dove noi poniamo l'attenzione. E quindi, visto che la mia attenzione è sempre spostata continuamente, quello che avviene è che non darò mai forza a nulla. Quindi il mio consiglio è sempre questo: ricercate, 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 ma quando trovate un qualcosa che sentite profondamente vostro, che vi appartiene, fermatevi e date forza. Mettete tutto voi stessi in quella direzione, perché quella direzione vi potrà veramente donare. Altrimenti sarà sempre un po' complesso questo, ok? Perché prima di tutto dipende da noi, dalla scelta che facciamo, da noi. Non c'è qualcosa o qualcuno che è più importante di noi nel percorso che stiamo facendo, eh? Non c'è. Dobbiamo comprendere questo. Sì, Antonella. È così. Quindi, responsabilità, la responsabilità è nostra. La forza che mettiamo è nostra e tutto dipende davvero da noi. Quindi questa è la bella e anche forse per qualcuno la brutta, ma in realtà abbiamo tutto nelle nostre mani, eh? Quindi diamoci da fare, perché possiamo fare tanto. Sì, Stel, la scelta è in ogni singolo istante. Sappiamo bene che in ogni singolo istante scegliamo una direzione, e quindi in base alla direzione che scegliamo percorriamo un qualcosa. E
E finché non comprendiamo questo e continuiamo sempre a dare forza all'esterno, quindi a dire colpa di questo, è colpa di quell'altro, è colpa di quest'altro, ci ritroveremo sempre in balia dell'esterno. Invece dovremmo iniziare a comprendere che tutto dipende da noi. Anche ciò che ci accade, come può essere anche cose fisiche, anche cose lavorative, anche cose di questo tipo, perché sono scelte che sono state fatte durante il percorso, anche se non ci rendiamo conto in modo conscio, ma è qualcosa che avviene. Ok? Antonella, comprendo perfettamente quello che dici. Questo credo che accada un po' a tutti, accada un po' a tutti, però se davvero noi sentiamo dentro di noi quella spinta ad andare in quella direzione, nulla e nessuno ci potrà fermare. Nulla e nessuno ci potrà fermare. No? Penso che sappiamo bene, no, che quando nella vita volevamo raggiungere un qualcosa di altro tipo, diciamo così, non ci fermava nessuno, no? Anche ad esempio, quando siamo stati, ad esempio, ecco, innamorati. Avremmo fatto di tutto, no, per poter passare del tempo con quella persona e non ci avrebbe fermato nessuno. Beh, deve essere un po' questo per tutti quanti noi. Poi è chiaro che quando sentiamo questo la spinta viene forte, se non lo sentiamo tanto allora chiediamoci che cosa davvero voglio percorrere, perché anche questa è la domanda, no? Però la cosa, per quanto riguarda queste cadute che noi abbiamo, un altro esempio, io sono il tipo degli esempi. Un altro esempio che amo molto fare è quello della bicicletta, di quando eravamo bambini. Tutti quanti noi sappiamo, no, che quando siamo stati bambini volevamo imparare ad andare in bici. E che cosa accadeva? Che noi prendevamo questa bici e boh, cadevamo, cadevamo, cadevamo. Ma il nostro desiderio di riuscire ad andare in bici era talmente forte, grande, che andava oltre ogni ostacolo, oltre tutte quelle cadute che abbiamo fatto. No? Quante volte siamo caduti? Per quanto mi riguarda, tantissime volte. Però, alla fine, a un certo punto, quello che è avvenuto è che mi sono ritrovato ad andare in bici e non sapevo neanche come riuscivo ad andare in bici. Molto semplice, no? Certo, è importante, assolutamente è importante avere anche delle persone vicino che condividono il nostro stesso cammino per dare ancora più forza a tutti quanti noi. È chiaro che in gruppo è più semplice, però ecco, non dobbiamo neanche poi usare come scusa il fatto che non sono in un gruppo per non poter fare determinate cose, perché comunque tutti quanti noi possiamo farlo anche da soli. Quella è una scelta che viene fatta anche questa. Però ecco, in tutti quanti noi vi è questo tipo di possibilità, nessuno escluso, non c'è qualcuno di escluso. Ok? Allora, volevo vedere un attimo l'ora per capire. Va bene, altri 5 minuti. Così tra poco, tra 5 minuti, diamo l'energia cristica. Come vi ho detto, che se è collegato dopo, potete, se vi va, mettere davanti a voi l'acqua, una bottiglia d'acqua, un bicchiere d'acqua, tanto poi potete travasare, potete mettere davanti a voi dei cristalli. Se usate i cristalli per meditare, se li usate addirittura per fare delle sedute con i cristalli, con le persone, metterli davanti perché, ecco, l'ho spiegato anche questa mattina, quando si viene in contatto con questo tipo di energia, chiunque entra in contatto con questo tipo di energia, la sua frequenza sottile inizia a vibrare molto, molto più. Inizia a vibrare molto, molto più velocemente. Ecco, abbiamo visto che nei cristalli quello che accade è che assumono dei valori
come minimo 10 volte superiori, ma normalmente 100 volte superiori. Quindi passano da 50-60 mila, passano a 20, 30, 40 milioni di bovi. L'unità di misura per misurare la frequenza sottile è il bovi. Quindi per farvi capire che cosa avviene, l'acqua allo stesso modo e le persone stesse che entrano in contatto con questa frequenza, diciamo che sono portate a vibrare molto molto più velocemente, quindi a innalzare questa frequenza. Ed è chiaro che questo è qualcosa che avviene. Poi, se non c'è quella forza, quella costanza ogni giorno di stare con noi, di toccare noi, allora poi la frequenza ritorna. Non dica dove era, ma sicuramente è un po' più in alto, però ecco, questa frequenza ci dà la possibilità di toccare dei picchi nostri, quindi avendo toccato il picco è come se dentro di noi si crea una sorta di via, una sorta di solco, e da quel momento poi sarei molto più veloce tornare a quel tipo di picco che abbiamo toccato, ok? Difatti, anche, l'ho detto anche questa mattina, che ricevere questo tipo di energia dà anche la possibilità in alcuni momenti, ad alcune persone è accaduto e accade continuamente nelle cose che condivido, di sentire proprio quell'unione con Dio, con il Padre, di sentire quell'amore che riempie completamente tutto quanto il nostro corpo. Perché? Perché arriva da lì, è un contatto diretto da lì, quindi c'è questo tipo di possibilità. Ok? Quindi questo. Allora, sì, qualche altro minuto, non so se un'altra domanda e poi facciamo questo passaggio, non vorrei poi sforare con i tempi, che sono noto nello sforare, quindi faccio sempre tardi. Però credo che sia normale, perché quando uno ha la possibilità di stare in quell'energia, di condividere il proprio essere, no? Quindi è felice, nella gioia, il tempo alla fine neanche si rende conto che passa. È molto semplice questo. È molto importante andare a toccare. In realtà la cosa importante è andare a toccare proprio quelle fragilità, quelle paure, anche quei traumi, no? Perché sono quelli che non ci permettono, sono barriere che vengono create, no? Quindi che non ci permettono di sentire sempre di più noi, di sentire quella gioia, di sentire quella presenza dentro di noi. Quindi man mano che noi andiamo a toccare tutto quanto questo, ci dà proprio questo tipo di possibilità. Ed è questa la chiave. La chiave è proprio andare nella direzione di quelle cose che non ci fanno stare, come dire, troppo bene, ecco. Perché più andiamo in quella direzione, come ho detto prima, dietro ognuna di queste cose si nasconde Dio. Più andiamo in quella direzione, più Dio diviene parte di noi e della nostra vita. Ok. Grazie Antonella. Allora, sì, sono meno un quarto. Allora adesso facciamo questo passaggio con l'energia. Quello che vi è richiesto è semplicemente di mettervi con gli occhi chiusi. Di mettervi con gli occhi chiusi e di godervi il momento, ok? Questo passaggio lo definisco proprio l'abbraccio del Padre, perché può darci questo tipo di possibilità. Ok, per chi è all'ascolto, mi sono dimenticato di dire, questa frequenza, la frequenza dell'energia cristica, proprio perché arriva dal cuore del Logos, va a sollecitare il cuore. E quando va a sollecitare il cuore, può accadere, non è detto che accada, ma può accadere che il cuore va in tachicardia. Si possono sentire anche dei piccoli dolorini, come dei movimenti sul cuore. Non vi preoccupate, perché è il cuore che viene sollecitato attraverso questa frequenza, perché deve essere portata al risveglio, perché nel nostro cuore vi è il nostro essere. E attraverso questo risveglio noi torniamo a sentire chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare. Quindi, prima di tutto, il nostro cuore è la nostra chiave del risveglio. Ok? Allora,
Adesso metto una musichina che metto sempre nei miei passaggi di energia. E poi semplicemente vi chiedo di chiudere gli occhi e quando ho finito vi dirò di riaprirli. Questo tipo di passaggio lo faccio anche quando ci incontriamo con le persone dal vivo, insomma, e lo facciamo tutti quanti insieme, in piedi. È una cosa sempre molto molto bella per tutti quanti noi. Ok. Occhi chiusi. Occhi chiusi.
Portiamo ora le mani giunte davanti al nostro cuore. Per ringraziare il padre e la madre, per ringraziare tutti i grandi maestri, per ringraziare tutti gli esseri di luce, per ringraziare tutti quanti noi che insieme abbiamo scelto di condividere questo tempo, la nostra presenza. Con noi. Con calma possiamo aprire gli occhi. Ok. Grazie a te Alessandra. Grazie Gaetano. Donatella, grazie. Grazie Stefano. Grazie, grazie a tutti quanti voi. Ecco, questo vuole essere nella nostra presenza, in contatto con noi, con il Padre. Ecco, sempre più che noi possiamo proprio andare in questa direzione e sempre più possiamo tornare ad abbracciarci, a sentirci, per riportare sempre più quell'abbraccio di noi nella nostra vita. Perché immaginate, no, a vivere in quell'abbraccio sempre di più. Quanti grazie, vi ringrazio tutti. Allora, credo che abbiamo ancora 5 minuti, quindi sono stato bravo, eh. Se volete, vi leggo una delle tante cose che scrivo, che normalmente leggo. Se volete, ve ne leggo una che amo tantissimo, che fa comprendere. L'importanza che noi rappresentiamo. Le mie canalizzazioni arrivano dalla mia scintilla divina perché ecco, che è colei che mi dà la possibilità di essere in contatto con il Padre. Ok, la leggo. Ho letto questa cosa, va bene, me la leggo. Allora, questa la leggo spesso perché la amo tantissimo. Si intitola Tu sei un dono. Tu sei un dono. Hai compreso questa parola? Perché sono qui per ripetertelo. Tu sei un dono così prezioso che non potrà mai essere scambiato con altro nell'universo. Tu figlio, fatto di me, hai in te il primogene dell'essere incarnato e del divino. Ma hai dimenticato. Hai dimenticato quale dono meraviglioso tu fossi. Il dono di un padre che per amore ha generato tramite una sua parte un altro sé per viaggiare nel flusso d'amore infinito che permea ogni forma presente visibile e non visibile, tangibile e non tangibile. Ora è lì, io sono lì, tu sei lì. Tutto questo
deve solo essere ricordato. Figlio, che grande dono sei stato, se solo tu riuscissi a percepire un'infinitesima parte dell'amore che provo per te, comprenderesti la grandezza del tuo dono. In ogni attimo il mio abbraccio è lì presente per te, dono che ho voluto donarmi per ampliare la magnificenza del creato, fatto di tanti doni, scintille d'amore che brillano nell'universo infinito, per ricordare per sempre ciò che noi siamo. Tu sei il mio dono e riconoscendolo, riconoscerai anche l'amore che da sempre e per sempre ci legherà insieme. Grazie. Abbiamo altri 2 minuti. Allora, prima di tutto ringrazio di vero cuore Gaetano per questa possibilità, anche tutte quelle persone che si danno proprio da fare fisicamente per far sì che questo possa avvenire, perché ho sentito oggi Gaetano che ha fatto tanti nomi, quindi ringrazio anche tutti quanti loro, perché se può avvenire questo, può avvenire, ecco, anche grazie a tutti voi e nulla. Ringrazio anche tutti voi collegati, è stata una gioia, all'inizio ero un po' emozionato, poi è andata meglio. Comunque, grazie, grazie davvero tanto di questa possibilità, perché ecco, per me è sempre una grande possibilità poter condividere il mio essere. Ti ringrazio, Luana. Certo, Agostino. Se mi scrivi, Angelo, se mi scrivi su Facebook, ti mando il link. Facciamo prima. Ok? Ti mando il link tranquillamente, non ho problemi. Questa è la musica ufficiale del passaggio dell'energia cristica da 5 anni. È una musica che amo profondamente. Ok, un saluto a tutti quanti voi e spero presto. Ciao a tutti quanti. Ciao ciao. Elohim mi dice tanto, Elena, fa parte di me, del mio percorso. Ti mando un abbraccio. Ciao ciao.